È la sua città e qui torna sempre molto volentieri, oggi per un'occasione speciale perché c'è l'amico Bertolaso, l'ingegnere Rocco Sabelli, non poteva mancare un'occasione così importante perché si parla di emergenze e di volontariato. Sì, devo dire, l'occasione è il ritorno di Guido Bertolaso. Naturalmente io non perdo occasioni per essere ad Agnone, quindi per me non è un fatto eccezionale. Ho voluto essere qui per Guido perché a lui mi lega un ricordo insieme dolce e amaro. Insieme nel 2003, mi pare, ho ricevuto dalla città di Agnone forse il riconoscimento che di gran lunga è quello che, a cui tengo di più, e insieme a Guido, che diciamo aveva conquistato i molisani come ha fatto con tutti gli italiani per il dramma del terremoto degli angeli, dei ragazzi, dei bambini di San Giuliano di Puglia, e quindi non potevo mancare. Il suo nome, la sua figura è legata a tantissimi ruoli che ha avuto in questo paese. Ora ha un incarico importante per il CONI di questo ambito sport e salute. Come sta procedendo? Si può lavorare? Ora c'è anche un nuovo governo, c'è un nuovo dialogo che magari ha instaurato? Ma dunque, la mia regola è che ad Agnone non si parla nient'altro che di Agnone. La vorrei mantenere. Le molte cose che ho fatto dicono una cosa ineluttabile, che ormai ho un'età avanzata, perché diciamo è inevitabile. C'è un nuovo ministro che ha la necessità di farsi un'idea, un quadro. L'attenzione della politica allo sport evidentemente è crescente, è nato un ministero dello sport dedicato. Naturalmente io sto assistendo il ministro nel farsi le sue idee, poi strada facendo valuteremo. E anche nello sport, come nelle emergenze, si parla molto di cultura della prevenzione. Ma diciamo, lo sport non vive un'emergenza, lo sport italiano è una delle migliori cose che il paese può vantare, risultati alla mano, piuttosto è il senso della riforma che indirizza, vuole indirizzare la priorità strategica del paese non esclusivamente alla performance, al prestigio internazionale, ai valori olimpici, alle medaglie, ai risultati, ma anche allo sport di base, quindi all'attitudine, alla disponibilità dei normali cittadini ad aumentare la loro attività sportiva, proprio come diceva lei, per ridurre i rischi, assumere stili di vita migliori, integrarsi socialmente, difendere valori importanti. Quindi è una riforma che è un obiettivo strategico di natura politica diverso. Allora, per chiudere, visto che siamo ad Agnone, si parla solo di Agnone, si parla di calcio, questa agnonese ha iniziato un po' male il campionato, non so, un augurio che vogliamo fare a tutta la comunità granata, ingegnere. Allora, non è la prima volta che Agnone inizia male, finirà come sempre con un trionfo o di risultato o di permanenza, perché noi meritiamo di essere nella Lega Nazionale dilettanti. Il calcio è una cosa troppo importante per Agnone, quindi saremo tutti lì a difendere il nostro posizionamento nel calcio che conta.